Catanzaro, nuovi particolari dell'inchiesta sul cosiddetto clan degli zingari volevano far tacere i pentiti. Zitti o succede il finimondo? A Gioia Tauro riunione informativa per promuovere la costituzione dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Gioia Tauro SRL, in sostituzione della Gioia Tauro Port Agency. Il terremoto dentro Forza Italia, Mangialavori lascia il coordinamento regionale. Toccherà a Cannizzaro? Da Vibo muro a difesa del deputato. Tajani preannuncia la nuova nomina. Ad Anoia negli ultimi tempi si sono registrati furti nelle abitazioni. Abbiamo ascoltato il primo cittadino. Stilo celebra la Madonna Immacolata, monchia delle tradizioni della vigilia, a causa del decreto del vescovo di Locri Gerace. All'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Siderno un progetto dal titolo Laboratori Green, Sostenibili e Innovativi per le scuole del secondo ciclo. Benvenuti all'informazione di Telemia e buona festa dell'Immacolata. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato e posto ai domiciliari, in esecuzione di un provvedimento della GIP su richiesta della Procura, un sedicente mago accusato di truffa aggravata ed autoriciclaggio. I finanzieri hanno anche eseguito il sequestro preventivo di oltre 1,4 milioni di euro di una ditta individuale, di fatto utilizzata per fornire consulenze esoteriche, e di una stazione di servizio conseguiti, secondo l'accusa, grazie ai proventi dell'attività illegale. L'operazione è scaturita dalle indagini avviate dopo la denuncia di una vittima che ha dichiarato di essersi rivolta al maestro dopo aver affrontato un periodo di depressione dovuto alla perdita della madre, anch'essa in passato seguita dal mago. Quest'ultimo, nel dire alla donna che le restavano pochi mesi di vita e che pendeva su di lei una fattura, l'ha convinta, per scongiurare i pericoli, a seguire un percorso di incontri settimanali, nonché ad acquisire polveri, liquidi contenuti in bottigliette di plastica e talismani per un importo complessivo di 11.000 euro, corrisposti in contanti o attraverso ricariche postepay. È stato completato a livello investigativo il quadro delle responsabilità connesse al naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 di febbraio scorso davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, in cui morirono 94 persone, 35 delle quali minorenni, e che provocò anche una decina di dispersi. Le persone che riuscirono a salvarsi furono 79. La squadra mobile e la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone hanno arrestato infatti il sesto ed ultimo scafista dell'imbarcazione, che naufragò dopo aver sbattuto contro una secca. Catanzaro, volevano far tacere i pentiti. Zitti o succede il finimondo? Nuovi particolari dell'inchiesta sul cosiddetto clan degli zingari. A Catanzaro volevano far tacere i pentiti, zitti o succede il finimondo, nuovi particolari dell'inchiesta sul cosiddetto clan degli zingari. In ogni modo, gli esponenti della criminalità rom hanno provato a far tacere almeno due collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno consentito agli inquirenti di ricostruire l'organigramma e i traffici illeciti del cosiddetto clan degli zingari. Alcuni verbali raccontano le minacce, i tentativi di avvicinamento, ma anche le ruolo ambiguo di alcuni sospettabili. Sono contenuti agli atti dell'inchiesta coordinata dalla DDA, che vede indagate 82 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso e finalizzata al narcotraffico, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Un parente della collaboratrice Anna Maria Cerminara è stato sentito dagli uomini della squadra mobile. Agli investigatori ha raccontato della paura che tutti i suoi familiari avevano per le minacce rivolte da Giovanni Passalacqua, alias Ugigliotti. I carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di immobile emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale procura per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di proprietà dell'Aterp situato nella zona sud della città. Per l'esecuzione della misura, scaturita da controlli effettuati dall'Arma dei Carabinieri alla fine del 2022, è stato necessario un dispositivo di sicurezza interforze coordinato dalla Questura di Catanzaro.
Catanzaro, con la presenza del comune di Aterpe per gli adempimenti connessi allo sgombero degli occupanti e alla messa in sicurezza dell'appartamento. Accolto il ricorso presentato dai difensori dell'ex parlamentare di Forza Italia, coinvolto nell'inchiesta che ruota intorno al fallimento della T-alberghiera. Giancarlo Pitelli quindi torna in libertà. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro infatti ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Astolfo D'Amato e Guido Contestabile, revocando gli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno alla gestione e al fallimento della T-alberghiera, dove il noto penalista catanzarese è indagato per bancarotta fraudolenta. Ribaltata dunque la decisione della GIP, che all'esito dell'interrogatorio di garanzia aveva confermato l'ordinanza genetica convalidata l'arresto. A Gioia Tauro riunione informativa per promuovere la costituzione dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Gioia Tauro SRL, in sostituzione della Gioia Tauro Port Agency, l'agenzia portuale istituita nel 2017 per la somministrazione di lavoro e la riqualificazione professionale di lavoratori in esubero. Maria Antonietta Reale. I locali dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio hanno ospitato una riunione informativa per promuovere la costituzione dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Gioia Tauro SRL. Alla presenza del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale Ionio, Andrea Agostinelli, i rappresentanti dei due terminalisti MCT e Automar, i titolari delle imprese portuali ex articolo 16 legge 84-94 e i rappresentanti delle sigle sindacali. Obiettivo della riunione è quello di fornire chiarimenti sull'opportunità di trasformare la Port Agency in un'impresa portuale disciplinata ai sensi dell'articolo 17,5 della legge 84-94. A Gioia Tauro, infatti, la società che si sta costituendo rappresenta il seguito della Gioia Tauro Port Agency, l'agenzia portuale istituita nel 2017 per la somministrazione del lavoro e per la riqualificazione professionale di quei lavoratori in esubero delle imprese portuali autorizzate alla movimentazione container. In seguito ad una serie di proroghe intercorse negli anni che ne hanno determinato una durata di 72 mesi e in considerazione della scadenza del termine di vigenza previsto a fine gennaio 2024, l'ente guidato dal presidente Andrea Agostinelli ha dato avvio formale alla procedura istitutiva. Nello specifico si tratta di una società a responsabilità limitata, che avrà per oggetto la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese portuali attraverso il suo organico, che al momento della costituzione dovrebbe comporsi di 77 unità. Tra i compiti svolti dall'agenzia saranno regolamentati quello di selezionare e assumere lavoratori portuali temporanei con contratto a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica definita dall'autorità di sistema portuale e autorizzata dal Ministero vigilante. L'agenzia avrà anche la funzione di monitorare le necessità di formazione del personale alle proprie dipendenze e di predisporre i relativi programmi e piani di formazione e infine avviare il lavoratore temporaneo alle tariffe approvate dalla stessa autorità di sistema portuale. A conclusione della riunione è stata registrata un'apertura favorevole dei presenti alla procedura istitutiva dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Gioia Tauro SRL. Entro il 2025 in Calabria più del 50% dei treni regionali sarà rinnovato con una età media che passerà dai 29 anni del 2018 ai 9 nel 2026. Lo rende noto il gruppo FS nel corso di una conferenza stampa sugli investimenti nella regione, spiegando che la Calabria è stata scelta anche come regione pilota nella sperimentazione dei carburanti alternativi. Già dall'estate scorsa, spiega FS, su alcune linee viaggiavano 5 treni, tra cui il nuovissimo treno regionale ibrido Blues, alimentati con biocarburante fornito da Eni. Per l'offerta di media e lunga percorrenza sono attualmente 16 collegamenti frecce di Trenitalia da e per la Calabria con fermata in 10 stazioni, mentre sono 25 collegamenti intercity da e per la Calabria, di cui 2 periodici, oltre ai 4 collegamenti bus. Terremoto in Forza Italia, passiamo alla politica. Mangialavori lascia il coordinamento regionale, toccherà a Cannizzaro? Ci si chiede in questo servizio, ascoltiamo. Giuseppe Mangialavori non è più coordinatore regionale di Forza Italia, molto probabilmente il futuro del partito in Calabria, fermo restando il ruolo ombra del presidente Occhiuto, sarà nelle mani del vice capogruppo alla Camera Francesco Cannizzaro e coordinatore sud del partito, molto vicino al segretario Antonio Tajani.
Giuseppe Mangialavori ha annunciato il suo passo indietro con una nota proprio ieri al termine di un colloquio con Tajani. Ho consegnato nelle sue mani le mie dimissioni da coordinatore regionale della Calabria, un ruolo che ho svolto con impegno e passione. Il gravoso, seppur prestigioso incarico di presidente della Commissione Bilancio, mi impedisce di dedicare all'attività di partito della mia regione l'attenzione che un compito così complesso e impegnativo richiede e merita. Questo però non ha fatto mancare un solo giorno il mio grande impegno, al quale sono seguiti risultati straordinari, di cui vado fiero. Vorrei ricordare, grazie anche al lavoro di una classe dirigente di alto livello, quel 17% ottenuto da Forza Italia nell'ottobre del 2021, che ha permesso l'elezione di Roberto Occhiuto a governatore della Calabria, così come il 16% ottenuto un anno dopo alle politiche del 2022, con punte del 22% nel solo collegio uninominale di Vibo Valentia e le 13.000 tessere raccolte nell'ultima campagna adesioni, a dimostrazione di come il partito di cui lascio il coordinamento goda di ottima salute. Tajani ringrazia e annuncia una nuova nomina nei prossimi giorni. Il nuovo coordinatore avrà il compito di organizzare la fase congressuale e rafforzare l'azione del nostro movimento politico in Calabria. Grazie anche da Roberto Occhiuto, il partito nella nostra regione ha sempre goduto e gode tutt'oggi di ottima salute, lo dimostrano i positivi risultati elettorali conseguiti nel 2021 e nel 2022, così come la campagna di tesseramento fatta nelle ultime settimane. Giuseppe continuerà anche grazie al ruolo di Presidente della Commissione Bilancio della Camera a dare il suo contributo per rafforzare sempre più al fianco del segretario Antonio Tajani Forza Italia in Calabria, nelle istituzioni e nel Paese. Da Vibo Valentia, patria di Mangialavori, arrivano le difese più importanti. Da una parte il consigliere regionale Michele Comito, coordinatore provinciale vibonese del partito. Giuseppe è stato una guida sicura, non facendomi mai mancare il suo appoggio e i suoi preziosi consigli. Ma tutti noi di Forza Italia, conclude Comito, sappiamo che potremo continuare a contare sulla sua dedizione, competenza e passione politica. Dall'altra, la sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo, siamo coscienti, dice, che Forza Italia perde una guida autorevole a livello regionale. Ciò non toglie che per il nostro territorio e per il nostro partito, Giuseppe Mangialavori continuerà a rimanere un punto di riferimento politico imprescindibile. 10 tra infermieri e operatori sociosanitari della U Renato Dulbecco di Catanzaro in forza nel periodo di massima diffusione della pandemia da Covid-19 nei reparti della O Pugliese Ciaccio, più esposti al contagio al virus rianimazione Covid, malattie infettive e dialisi, hanno diffidato per tramite dell'avvocato Paolo Pitaro i vertici aziendali per ottenere il pieno e integrale riconoscimento dell'indennità da Covid-19. Si legge nella diffida a firma del legale: mi assistiti sono infermieri professionali e operatori sociosanitari OSS, oggi dipendenti della U Renato Dulbecco di Catanzaro, che hanno prestato attività lavorativa presso la O Pugliese Ciaccio di Catanzaro nel periodo di massima diffusione della pandemia da Covid-19. Più nello specifico, gli odierni istanti, per come meglio si dirà in avanti, non si sono mai sottratti dal loro lavoro e hanno effettivamente contribuito a contrastare sempre in prima linea il diffondersi della pandemia da Covid-19. Ciononostante, però, i miei assistiti si sono visti negare chi parzialmente, chi integralmente, la dovuta ex legge indennità una tantum messa in atto per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 riconosciuta al personale sanitario. Ed ora Metro City, il Consiglio, ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio del 2022. Ad illustrare il punto in aula è stata l'assessora alle finanze Irene Calabrò, parlando di un documento che si chiude con dati molto positivi. Il bilancio consolidato, ha ricordato la delegata di giunta, ingloba all'interno del bilancio comunale i dati finanziari delle società partecipate ATAM, Castore Hermes e Trincal. I dati prodotti dalle aziende sono soddisfacenti e portano ad un risultato di esercizio di competenza del capogruppo, in questo caso il comune, di 31 milioni. Da sottolineare, secondo Irene Calabrò, sono soprattutto due elementi che indicano il buon andamento della gestione finanziaria delle partecipate: l'aumento della disponibilità di liquidità e il loro patrimonio netto, che si attesta intorno ai 40 milioni. Ed ora veniamo alla nostra trasmissione di approfondimento, che va in onda ogni mercoledì sera e che si chiama Calabrio Sud. Cartisano, la storia di Lollò.
la figlia in studio a raccontarci appunto la storia di papà, del suo papà. Raccontiamo quei momenti, quando è capitato e quali sono state inizialmente le tue emozioni, cosa hai pensato da ragazzina di 20 anni, che insomma si è sempre a 20 anni innamorati un po' del papà, no? Certo. Quindi il primo amore si dice per le femminucce e il papà, e immagino che per te era la stessa cosa. È stato forse più del primo amore, perché mio padre, prima che venisse sequestrato, ha detto di no al pizzo e ha avuto molto coraggio. Io l'ho dato per tanti anni per scontato, pensando che era così che ci si comportava quando si veniva così bruscamente a contatto con l'andrangheta. Pensavo che tutti gli uomini e le donne avrebbero fatto la stessa cosa, e invece crescendo mi sono accorta della grande forza che ebbe mio padre a dire di no all'andrangheta la prima volta, e a denunciare quando in pochi lo facevano. Cosa è accaduto a tuo padre? Beh, mio padre ci viene chiesto di pagare il pizzo, e la cosa particolare è che... Ricordiamo che tuo padre viveva a Bovalino. Mio padre viveva, doveva un'attività commerciale, era un fotografo, notissimo. Sì, era un fotografo. Era stato anche un calciatore di discreto successo, giocato nella Spezia, quindi ecco, aveva fatto una discreta carriera. Tornando innamorato della sua terra, torna in Calabria e apre un'attività commerciale assieme a mia madre, che era una fotografa prima di lui, quindi lei gli insegna. E per il periodo fotografe donne non ce n'erano. Erano pochissime, e lui accetta di imparare l'arte da lei. Quindi da tua mamma impara. Da mia madre impara ad essere un fotografo e ama questa... ecco, quest'arte che si è portato sempre, ha trasmesso a noi figli, quindi noi i primi rullini sviluppati insieme, tornando dalle gite domenicali. Quindi ecco, è stato un grande insegnamento. Quindi con la sua attività gli viene chiesto il pizzo, e lui cosa fa? Decide di non pagare, va dalle forze dell'ordine e denuncia. Quindi abbiamo fatto i nomi? Ha fatto i nomi, non solo, le forze dell'ordine gli hanno chiesto se se la sentiva di inscenare un finto pagamento. Quindi simulare la cosa, e questa cosa ha permesso di raccogliere le prove, non solo di arrestarli. Quindi sono stati arrestati? Sono stati arrestati 16 e 19 anni, e la cosa fondamentale che mio padre ha fatto, e io non avevo colto appieno questo suo gesto, è che mi porta a vedere il luogo dove lui aveva fatto questa cosa, e mi dice: ci hanno chiesto di pagare il pizzo, io non ho pagato. Quindi un gesto importante, non nascosto a noi figli. Tu avevi 20 anni quando accadde, no? Quando questa ancora cosa più succede, giovane. Ero ancora, avevo 12 anni. Quindi è una storia che è durata negli anni. È stata una cosa precedente al sequestro, quindi quel gesto lì è basso. Diciamo che tuo padre era un nemico dell'andrangheta, in quel momento diciamo si era... Diciamo che lui ha avuto il coraggio di dire no. Si era opposto alla logica, e cosa... come lui probabilmente qualcuno anche dietro a Bovalino. Certo, qualcun altro, ma pochi. Pochissimi. Pochi commercianti di Bovalino, nella Locride voglio ricordare Vincenzo Grasso, un altro commerciante importante. Purtroppo in tanti subivano. Ecco, che hanno subito anche lui. E questa cosa per me è stato... è valsa più di tante parole, di tanti discorsi, il fatto che si poteva dire no all'andrangheta. Quindi quando lui poi... nel 93 viene rapito. Quindi dopo 8 anni circa. E Bovalino con lui ha avuto 18 sequestri di persona. Ecco, quel suo sequestro è stato l'ultimo sequestro dell'andrangheta in Calabria, però ha significato una cosa diversa, perché Bovalino con il suo sequestro finalmente si rende conto che erano troppi questi sequestri, si scende in piazza e si fa la prima manifestazione contro i sequestri di persona per la libertà, per dire al resto dell'Italia che noi bovalinesi eravamo le vittime, non i carnefici. Quindi voi, diciamo, dopo questa ribellione avete vissuto 7-8 anni, diciamo, di relativa tranquillità. Sì. A 8 anni di distanza, tu avevi 20 anni, una sera arrivi a casa e non trovi, o comunque non rientra tuo papà a casa. Sì, io ero già fuori casa, studiavo e lavoravo a Milano, e quindi arriva una telefonata che mi dice che i miei genitori, che dovevano rientrare il 22 luglio a casa la sera, non sono rientrati. La mattina dopo mia madre viene trovata legata in un campo poco lontano, avevano preso lei entrambi prima di arrivare nella villetta sul mare, ecco, li avevano portati in questa campagna, avevano lasciato poi lei cercando di tramortirla, e con lui alla guida salgono verso l'Aspromonte, e da quel momento, ecco, inizia. Quindi è stato lui stesso a guidare la sua macchina? È stato lui stesso a guidare la sua Jeep fino a un certo punto. Poi è stata ritrovata, poi è stata ritrovata poco lontano,
e di lui non si è più saputo niente. Ci abbiamo saputo, poi dopo un mese ci è arrivata la prima richiesta di un riscatto. Eravate una famiglia facoltosa? No, assolutamente, commercianti, però forse l'andrangheta iniziava a volersi accontentare anche di persone meno abbienti. Quindi, nel senso che non ve l'aspettavate? No, assolutamente, non pensavamo. In genere si sequestra, sì, per soldi. Più facoltosi, però ci hanno voluto provare. E di fatto noi siamo riusciti a racimolare un riscatto da pagare. Ma vi hanno contattato poi i rapitori? Certo, loro mandavano delle lettere, ci telefonavano, finché ci siamo messi d'accordo per una somma. Le forze dell'ordine cosa vi dicevano? Ovviamente non pagate? No, le forze dell'ordine ci seguivano e monitoravano quello che facevamo, sapevano che avremmo pagato, nonostante il blocco dei beni, nonostante diciamo, i mezzi che lo Stato ha cercato di mettere per le leggi che ha cercato di per bloccare questo crimine, ma purtroppo si faceva lo stesso. Ecco. Chiaro, per il bene dei familiari. Ovviamente. Fai di tutto. Quindi vi eravate impegnati insieme a tua mamma a trovare i soldi, ovviamente indebitandovi, immagino. Certo. E una volta raccolto questo gruzzoletto, che avete fatto? Abbiamo pagato e ci viene promesso la libertà di mio padre all'indomani. Ma purtroppo quel momento non è più arrivato. Perché secondo te? Non lo sappiamo e pensiamo che qualcosa sia andato storto, nel senso che la sua morte, apparentemente, quello che ci dice poi nella lettera il carceriere che ce l'ha scritta facendoci ritrovare il suo corpo, ci dice che si è trattato di una disgrazia, e questo è stato un po' confermato dall'autopsia sul suo corpo, che dice che è stato un corpo ricevuto alla testa, che è stato letale, che lo ha ucciso in pochi minuti. Quindi forse cercavano di tramortirlo come avevano fatto già con mia madre, e questa cosa è stata invece più forte. Quindi è morto quasi subito? No, è morto all'indomani, possiamo dire all'indomani del pagamento del riscatto, quando le forze dell'ordine hanno cercato di ritrovarlo. E noi abbiamo pagato il riscatto e subito si sono scatenate tutte le forze dell'ordine per poterlo ritrovare da vivo. Quello forse è stato il problema vero. Non lo sappiamo, ma chissà, questa cosa noi non sappiamo. Però quello che ci dice la lettera del suo carceriere è che è stata una disgrazia. Ecco, dopo tanti anni viene fuori questa lettera. Sì. Dopo quanti anni? Dopo 10 anni. 10 anni. 10 anni di appelli. Prima di morire, mi pare, no? Questo signore. Sì, pensiamo era di Bovalino. Era, non lo sappiamo, è anonimo. Ecco, il suo carceriere è rimasto anonimo, ci scrive una lettera di testa sua dicendoci intanto il suo pentimento, il fatto che fosse, diciamo, malato, molto malato, vuole togliersi questo peso, e dice una cosa interessante, dice: io vorrei poter guardare i miei figli in faccia di nuovo, per cui perdonatemi. Quindi c'è anche in un uomo di 'ndrangheta, ecco, la voglia di cambiare, l'idea che per i tuoi figli non vuoi questo tipo di vita. Ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria, negli ultimi tempi si sono registrati parecchi furti nelle abitazioni. Abbiamo ascoltato per questa ragione il sindaco di quella comunità. L'ultimo periodo atti criminali qui ad Anoia, superiore e inferiore, ecco, la presenza delle forze dell'ordine adesso c'è, ci sono stati 3 furti, ma voi chiedete qualcosa al prefetto, ecco, più vigilanza? Noi non ci possiamo lamentare sulla vigilanza, perché c'è la presenza dei carabinieri, della polizia, c'è sempre stata e c'è, quindi non possiamo lamentarci di questo. Abbiamo chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria un'attenzione maggiore in questo periodo, perché stiamo veramente soffrendo, siamo preoccupati, soprattutto per gli anziani, quelli di una certa età che vivono soli, che non hanno nessuno, quindi sono costretti a vivere nelle proprie case quasi chiuse, perché hanno paura di lasciare le case incustodite, e quindi alla possibilità che qualcuno entri per rubare. Si sono verificati dei furti, diciamo, negli ultimi periodi? In questi ultimi mesi sì, hanno fatto 3 furti, è un pochettino la popolazione è un po' paurosa. Quindi speriamo che vanno presto a prendere sti criminali, così. Furti in abitazione sono stati? Sì, furti in abitazioni, entrano nelle abitazioni anche rischiando,
la gente può rischiare, perché qualcuno in casa, sicuramente quando entrano in una casa entrano, sono disposti a tutto, 5-6 persone, 5-6 malviventi, non persone, perché non hanno niente di persone queste, perché no, assolutamente uno che entra in casa per rubare, cioè la casa è inviolabile, ogni casa dovrebbe essere inviolabile, non si può accedere abusivamente per rubare, per calpestare i principi, quello che la gente custodisce in maniera intima, e loro entrano in queste case in maniera proprio, sono criminali. Ecco, c'è noi, un presidio di carabinieri qua? No, noi dipendiamo dai carabinieri di Cinque Fronde, la caserma di Cinque Fronde, ma i carabinieri ci fanno sempre, sono sempre qua, la polizia è sempre qua, in questi giorni, anche durante la notte, e questo ci tranquillizza. Ecco perché prima ho detto ai miei concittadini di stare un pochettino più tranquilli, più sereni, di affrontare meglio questa situazione, perché purtroppo la stiamo vivendo tutti male, compreso me. Ecco, questo prima era un paese tranquillo, dove queste escalation criminali non esistevano. Ecco. Assolutamente no, noi siamo... Addirittura qua si lascia la chiave attaccata alla porta. Adesso avete... anziani chiamano il sindaco, aiutaci per favore, ho paura. Proprio una cosa pazzesca. A noi lasciavamo le porte, i cancelli, tutto aperto, le chiavi alle porte. È sempre un'oasi di pace. Non abbiamo mai subito atti, sì, c'è stato qualcosa, assolutamente, qualche atto delinquenziale, ma non... che è un paese tranquillo. Tranquillo, sì, assolutamente. Io sono orgoglioso di Anoia e dei miei concittadini. E io stiamo facendo. Non ci sono famiglie storiche di Ndrangheta qua? Ma nel modo più assoluto no. Assolutamente no, e non nascondo nulla, non nascondiamo, per quale motivo avrei dovuto nascondere? Noi siamo assolutamente contro qualsiasi forma di criminalità, noi siamo solo per il vivere civile, per il rispetto l'uno degli altri, per garantire i diritti che ogni cittadino ha, la libertà, assolutamente. E io ho sempre detto a chiunque subisce un atto delinquenziale, un atto di sopraffazione, di denunciare. La denuncia è essenziale in qualsiasi momento. Ecco, lo Stato è presente, il prefetto subito ha mandato le forze dell'ordine, carabinieri, come diceva prima, le carabinieri, polizia, quindi stanno controllando, monitorando il territorio. Speriamo che a breve questi malfatti... Ma noi abbiamo un ottimo rapporto con i carabinieri, con la polizia, ci siamo incontrati e ci incontriamo tutti i giorni. In perfetta sintonia, collaboriamo, non abbiamo paura. Noi dobbiamo avere paura degli altri. Dei delinquenti dobbiamo avere paura, non delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine dobbiamo stare vicino a loro e loro devono stare vicino a noi. Non abbiamo di questi timori noi. Con la speranza che presto di avere molta soddisfazione su quello che stanno facendo con l'arma dei carabinieri. Perché il nostro paese deve ritornare ad essere, a vivere con serenità, con tranquillità. Ognuno nella propria famiglia. Ora viene Natale. E quindi la cosa ci preoccupa, e noi invece vogliamo stare. Ci vorremmo di fare un buon Natale. Un buon Natale. Un 17enne ospite della comunità del Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro domani si esibirà al Sud Sound Festival di Reggio Calabria. Tra gli emergenti che apriranno il concerto di Sfera e Basta, Ernia e Finesse. Il percorso è stato reso possibile dai laboratori di rap di presidio culturale permanente negli istituti penali minorili, un progetto portato avanti dall'associazione Crisi come opportunità che dal 2013 tiene laboratori culturali della musica, del teatro indirizzati ai giovani detenuti in istituti e comunità minorili come quelle di Catanzaro. Il 17enne, scritto in una nota del CCO, ha dimostrato più volte nella comunità di Catanzaro, dove risiede da diversi mesi, di voler approfondire la sua passione per la musica rap e la scrittura di versi. Un servizio come questo non era mai esistito nei comuni dell'Alta Locride, dove da qualche settimana una centrale operativa unica risponde con tempestività a qualsiasi emergenza di natura personale e familiare. Si chiama PISCA, Pronto Intervento Sociale Caulonia.
perché la lungimiranza e la determinazione nel fare da capofila si devono al comune e all'ambito territoriale e sociale di Caulonia. Ma nel progetto, finanziato dalle risorse dell'iniziativa Rectout, del PON Inclusione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono coinvolti tutti i 19 comuni che vanno da Siderno a Monasterace e salendo verso l'interno, tra gli altri Agnana, Canolo, Bivongi, Pazzano e Stilo. Qualsiasi cittadino, ente, ufficio o forza di polizia può chiamare il numero 327 80 68 195 e inviare un'email agli indirizzi piscaequipcaulonia@gmail.com per attivare il servizio di pronto intervento sociale in cui operano 5 assistenti sociali, 2 psicologi, un mediatore interculturale, un avvocato, un educatore professionale ed un operatore che fanno capo alla cooperativa sociale Demetra. Elezioni 2024, siamo a Monasterace. Murdolo, l'unica certezza? Incognite Marino e Gara, già parliamo di consulto elettorale. Le amministrative di Monasterace. A 6 mesi dal voto amministrativo per il comune di Monasterace, che con molte probabilità sarà in contemporanea alle elezioni europee del 9 giugno, prosegue il fronte di preparazione delle liste. Al momento una sola certezza, che la lista con a capo Carlo Murdolo, consigliere e capogruppo di minoranza, in seno al civico consesso, sta prendendo piede oltre che forma e a metà del mese in corso, il 17 dicembre, presso il centro di aggregazione giovanile Rocco Lombardo, verrà presentata al pubblico il logo del gruppo e anche la squadra o una parte di questa. Certa la presenza di tutti i consiglieri di minoranza uscenti, con Nicola Armocida, Gabriella Pisano e Francesca Pacicca a guidare un gruppo composto da vari giovani di ogni provenienza politica e che potrà contare sul sostegno della Pigna, associazione culturale, che ha una buona presa in particolare sul borgo monasteracese. Quindi Murdolo, 49 anni, dottore commercialista, è una certezza e sta già limando la sua squadra, pronta a battersi per un cambiamento importante. Sugli altri fronti, invece, non vi sono certezze. Lo schieramento dell'amministrazione uscente, guidato dal primo cittadino Cesare De Leo, non sembra al momento aver scelto un candidato unitario, con il sindaco uscente che non sarà della partita. Si spera, dalle parti della maggioranza, di poter contare su una formazione che comprenda gli uscenti Luciana Raco, Andrea Marino, Teodoro Bucchino e dell'ingresso di Alessandro Zannino nella formazione amministrativa. Resta in stand-by al momento la candidatura a sindaco di Andrea Calabrese, mentre come candidato a primo cittadino non si esclude niente, anche se i nomi che sembrano poter puntare alla candidatura allo scranno più alto di Via Nazionale sono quelli del presidente del civico consesso Andrea Marino, su cui è forte la sponsorizzazione del consigliere regionale Giacomo Crinò e anche quella del primo cittadino uscente Cesare De Leo e dell'assessore ai lavori pubblici e componente del PD Ionico Nicola Gara. Tutto però può accadere, mentre più lontana è la scelta di un eventuale nome esterno da proporre come candidato a sindaco, oltre a quelli sopra elencati. Da valutare anche cosa farà l'ex ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, già sindaco di Monasterace, che per alcuni potrebbe lavorare ad un suo ritorno in politica, ritorno che però non sembra essere tra le priorità dell'ex sindaco monasteracese, ma anche in questo caso tutto è ancora in divenire. Diverso il discorso per la lista cosiddetta di salute pubblica, che sarebbe guidata dall'ex consigliere comunale Andrea Anania. Anania, in vero, non si prefissa l'obiettivo di candidarsi a sindaco per forza, ma vorrebbe creare le condizioni per una lista in grado di superare gli steccati ideologici e lavorare a creare la pacificazione sociale tanto enunciata in questi anni nel comune ionico. Ed ora la pubblicità. Ed ora San Nicola, grande devozione per San Nicola di Mira nella vallata bizantina dello Stilaro, come ci riferisce in questo servizio Ugo Franco. Festa nella vallata Stilaro di San Nicola, che certamente è uno dei santi più venerati in Calabria, tanto che sono intitolate in suo onore 3 cattedrali a Mileto, San Marco Argentano e Lungro, 99 comunità parrocchiali e alcuni comuni. Il suo culto ha origini bizantine e racconta che è nata a Patara in Turchia intorno all'anno 270 e poiché la propria famiglia era di origini cristiane, divenne sacerdote. Dopo essere rimasto solo per la perdita dei genitori, si trasferì a Mira, dove divenne vescovo.
fece molti miracoli ed è protettore dei bambini, dei marinai ed è patrono della Russia. Morì il 6 dicembre del 343 e rimase a Mira fino al 1087, dove giunsero commercianti e marinai baresi che traslarono le sue spoglie nella città pugliese. Il 9 maggio dello stesso anno la consegna delle spoglie alla città di Bari, quello eleva a suo patrono e lo conserva nell'altare della cattedrale, dove più tardi una cappella è concessa anche agli ortodossi per le loro celebrazioni. Dalla fine degli anni 1990 cattolici e ortodossi celebrano sull'altare delle reliquie di San Nicola. Da ricordare i due momenti della festa della traslazione, celebrati il 9 maggio dai cattolici e il 22 maggio dagli ortodossi che seguono il calendario giuliano. Questa è la storia di San Nicola più conosciuta, ma il culto in Calabria è nato ancora prima dell'arrivo delle reliquie a Bari, perché tra l'VIII e il IX secolo, al tempo delle persecuzioni iconoclaste imposte dal re Leone III Isaurico, quando giunsero sulla costa dell'antica Kaulon, i monaci con le loro icone fondarono monasterachi. Appunto, monasterachi che significa piccolo monastero, intitolato proprio a San Nicola. Perché proprio a San Nicola? Perché il santo era il patrono del mare, l'autostrada di una volta, dove avvenivano commerci, battaglie e spostamenti per vari motivi. E chiunque fosse in navigazione pregava sempre San Nicola. La tradizione di San Nicola è particolarmente sentita a Monasterace e la mattina all'alba è cantato l'ufficio in latino il cui testo nel corso dei secoli è rimasto con le stesse parole originali a differenza di altri luoghi dove ha subito cambiamenti. Caratteristica è l'offerta per devozione di piccoli pani distribuita ai fedeli che rappresenta un segno particolare della devozione di San Nicola e che ricorda un momento della sua vita quando, gravemente malato, ottenne la grazia della guarigione per intercessione della Madonna Vergine Maria, che gli apparse in visione e gli disse di chiedere la carità di un pane nel nome di suo figlio. Pani che per tradizione devono essere preparati solo con farina di grano e acqua, senza lievito e doverosamente cotti nel forno a legno. Ecco, parliamo un pochettino di questo San Nicola, molto venerato nella vallata Stilaro. Dopo Monasterace, che c'è stata una vera e propria festa, ci siamo trasferiti a Pazzano, a Stilo, e a Bivongi nella chiesa abbiamo incontrato il parroco Don Enzo Chiodo, che ci parla un pochettino della venerazione di questo santo, visto che a Bivongi ci sono tanti richiami a San Nicola. Avevamo una chiesa dall'attuale Consiglio Comunale, e c'è anche una bella statua che sembra una statua parlante di San Nicola qui in chiesa. Il culto di San Nicola è un culto molto diffuso e amato. San Nicola, come sappiamo, sia dalla chiesa di Oriente che dalla chiesa di Occidente. Potremmo dire che San Nicola rappresenta proprio un profeta dell'ecumenismo attraverso la sua vita, attraverso anche le reliquie che si conservano. C'è una venerazione diffusissima in tutto il mondo, e questo perché? Perché certamente è stato un uomo che ha saputo attraverso la carità diffondere il Vangelo. Di lui sappiamo tante piccole narrazioni. In maniera particolare vogliamo ricordare questa sua attenzione verso i poveri, verso gli ultimi, anche i panini che si fanno in questi giorni dovrebbero ricordarci il sacro dovere di essere attenti con la stessa compassione di Gesù verso i poveri e verso i sofferenti. Lui ha dato la dote a tre ragazze che si trovavano in uno stato di povertà grande. In questo senso è anche un santo ecumenico, nel senso che la carità è esattamente quella virtù che ci aiuta ad essere uniti, seppur diversi, tra chiese. Noi ci auguriamo che questo percorso, diciamo così, ecumenico continui, e soprattutto noi speriamo che per il 2025 possiamo finalmente celebrare l'Eucaristia insieme, anche perché appunto so che ci sono molte difficoltà a livello di base, ma noi non possiamo più essere
di scandalo in questo mondo celebrare la stessa Eucaristia o gli stessi sacramenti e non riuscire ad incontrarci nel momento più alto della comunione e della carità, che è appunto la Santissima Eucaristia. Speriamo anche in questo grande processo già avviato da Papa Francesco di poter celebrare finalmente in maniera unitaria la Pasqua, almeno tra la Chiesa di Oriente e la Chiesa di Occidente. Penso, ricordiamo infine che il San Nicola e l'Immacolata aprono le porte al nostro Natale, un Natale ricco di tradizioni. Questo mese di dicembre è ricco di testimonianze evangeliche, ma ci aiutano certamente a prepararci al Natale, in un momento in cui appunto siamo tentati di essere un po' depressi, invece è l'ora questa, secondo qualche autore, di reagire. E allora vengano tutti i segni che abbiamo. Il segno più eloquente è il presepe. Il presepe ci ricorda proprio questa compassione di Dio nei nostri confronti, che viene appunto e continua a venire dentro la nostra realtà per dirci che è possibile ancora sperare. È stato inaugurato al Marconi, sarebbe l'istituto commerciale di Siderno, il laboratorio EduGreen, un taglio del nastro dell'autoressa Maria Giuliana Fiaschè, dirigente scolastica. Un nuovo laboratorio al Marconi di Siderno che conferma una scuola all'avanguardia e che procede, un laboratorio di chimica e anche biologia legato al verde. Un laboratorio soprattutto EduGreen, direi, un laboratorio che deve insegnare agli alunni il rispetto per la natura, perché io sono convinta che le discipline tra di loro devono dialogare in una interdisciplinarietà crescitiva, perché questo rende l'uomo di domani e il futuro della nostra terra. Un laboratorio che abbiamo voluto tutti quanti insieme, anche perché abbiamo fatto una richiesta al Ministero di creare un nuovo indirizzo con appunto l'EduGreen per far comprendere, soprattutto tenendo presente anche lo spazio esterno che ci auguriamo piano piano di riprendere, che l'uomo, e questo è un po' una filosofia che dovremmo anche allontanare o quantomeno correggere, non può vivere senza natura. È un duettare, un dialogo continuo e costante dove attraverso il rispetto delle piante nasce, o di ciò che ci circonda come verde, cammina fianco a fianco per il rispetto dell'essere umano. Allora, gli alunni potranno fare di tutto. Abbiamo dal essiccare foglie per trarre eventualmente dei profumi o degli oli, dallo studio, quello è un microscopio molto moderno per l'inclusione, anche perché i ragazzini con disabilità che hanno eventualmente difficoltà nello stare fermi possono rimanere in piedi e guardare attraverso uno schermo. Metteranno, a me non piace dire che cosa faranno gli alunni, perché dovranno essere gli alunni, questa è un'altra prassi che stiamo sviluppando all'interno della scuola, devono essere gli alunni a dirci attraverso le loro idee, perché ne hanno tante, che cosa devono fare. Ed è la sperimentazione che sta venendo fuori anche con gli altri laboratori. Dovremo inaugurare un laboratorio de Beit, dobbiamo inaugurare un laboratorio della diciamo pace e dialogo, dove già gli alunni, io li sto spingendo a dire: ditemi voi quali sono le prospettive, che cosa vedete nel vostro futuro per poter andare avanti e per impegnare nel migliore dei modi lo stesso laboratorio. Tutti quanti stiamo cercando di far convergere non solo le risorse ma anche le energie, perché ci andiamo a canalizzare rispetto a quelli che sono gli obiettivi europei. Qui a Siderno, al Marconi di Siderno, lo fanno coinvolgendo, come diceva la dirigente, partendo da quello che è un protagonismo dello studente persona, che diventa protagonista nella costruzione della conoscenza, che diventa attivamente coinvolto e appunto protagonista nella costruzione dei saperi. Una scuola che diventa inclusiva e diventa un'opportunità per un territorio tutto, perché si apre al territorio, si apre al mondo dell'associazionismo, si apre al GAL con cui stanno portando
portando avanti degli importanti percorsi anche di alternanza scuola-lavoro, perché questa è la vera strategia che diventa vincente, è un sistema formativo integrato che riesce a dare delle opportunità e che riesce a rendere centrale, come dovrebbe essere, il sistema scuola, il sistema istruzione, le competenze che vanno a fare la differenza nel accompagnare i nostri giovani a veicolare poi anche lo sviluppo legato al mondo lavorativo e le opportunità della nostra regione. Per cui il Marconi di Salerno è un'eccellenza della nostra realtà, anche con i suoi ambienti moderni, illuminati, funzionali, con la pulizia, con l'organizzazione. Quindi questa è una bella pagina di scuola calabrese, quindi è questa la Calabria che noi vogliamo raccontare. E sembra assurdo infatti che un istituto tecnico abbia un laboratorio che parli proprio di biologia con microscopi che sono gli ultimi all'avanguardia, ma la cosa che ci rende orgogliosi è che questa è veramente una scuola innovativa, perché valorizza i ragazzi a 360 gradi e intendiamo che gli permette di conoscere la cultura e gli aspetti delle le varie forme di studio in tantissimi modi, attraverso anche i laboratori. È la scuola del fare, quindi sono loro i protagonisti, i ragazzi possono scegliere e decidere quelle che sono le loro attitudini e dare anche delle idee originali su cui lavorare. Non è giusto aspettarsi dai docenti il compitino pronto. Qui possono mettersi in gioco con il supporto proprio dei laboratori, dei docenti e di noi amministrazione comunale, che siamo proprio qui per essere al loro fianco e rendere il loro vissuto più importante e più formativo. Oggi festa dell'Immacolata. Stilo celebra la Madonna Immacolata monca delle tradizioni della Vigilia a causa del decreto del Vescovo di Locri Gerace. Ugo Franco. Dopo più di 500 anni, la dotta città del filosofo Tommaso Campanella ha interrotto le tradizioni della Vigilia della Madonna Immacolata. Ecco, Stilo in festa per la Madonna Immacolata, una tradizione che si perde nei secoli. Però quest'anno c'è qualche variazione per via delle proibizioni del decreto emanato dal Vescovo di Locri Gerace, Francesco Oliva, che ha stabilito le modalità di celebrazione della solennità dell'Immacolata Concezione dell'intera diocesi, scrivendo che il Vescovo con proprio decreto ha stabilito le modalità delle celebrazioni dell'Immacolata, patrona della città di Locri, di Gerace e della diocesi, che nel pomeriggio del 7 dicembre è vietata ogni attività di culto e di pastorale in tutte le parrocchie della diocesi. Ai sacerdoti e alle confraternite è fatto obbligo di partecipare ai vespri, alla processione e alla santa messa presieduta dal vescovo nella cattedrale. Le confraternite dovranno indossare il proprio costume tradizionale, preceduti dal proprio stendardo. Le comunità e le confraternite che tradizionalmente vivevano momenti di celebrazione nel pomeriggio della vigilia possono osservarle solo dopo le ore 21:30 in parrocchia o nella chiesa. L'annullamento dei riti della vigilia non è andato giù a tanti fedeli, tanto che un gruppo di loro ha deciso autonomamente di rispettare gli antichi riti, occupandosi dei soli festeggiamenti civili di giovedì, con tanto di fuochi pirotecnici in serata. Il clou della festa questa mattina alle ore 4, quando, dopo la recita del rosario e la caratteristica ascesa del simulacro della Madonna Immacolata sopra l'altare, la luce della notte è stata rischiarata dall'accensione del grande falò davanti al sagrato del monastero di San Giovanni Terestis il Nuovo. Una simbologia, quella del fuoco, da sempre vicino all'uomo, che con la sua luce indica la via maestra e che porta all'Immacolata, la cui festa apre le porte al Natale, che in tutta la vallata Stilaro è ricco di tradizioni millenarie, cui si sono aggiunte da un ventennio quelle degli ortodossi per la presenza della comunità dei monaci a Stilo e Bivongi.
Settimana dell'Immacolata che registra sempre numerosi turisti in visita a una delle più belle città d'arte della Calabria che amano assistere a questa caratteristica tradizione che Stilo conserva nei secoli. Parliamo di cinema ora, presentato alla Sala Raimondi, siamo a Crotone, il film L'altra via. Presentato alla Sala Raimondi di Crotone il film L'altra via, una storia di amicizia tra il piccolo Marcello, interpretato dal giovanissimo Giuseppe Pacenza, la sua prima prova cinematografica, e il calciatore a fine carriera Andrea Viscomi, alias Fausto Verginelli. Siamo sulla costa dei Aranci, all'altezza di Catanzaro Lido, dove c'è più giorno che notte, ma questa è un'estate diversa, italiana, quella delle notti magiche, dei mondiali d'Italia 90. Lo è anche per Marcello, ragazzino di origine Arbrecht, che vive con la madre Teresa nel quartiere popolare dell'Aranceto, tra un viaggio a piedi a scuola, due tiri a pallone, con gli amici e tanto, troppo tempo passato nella solitudine dei suoi 13 anni. Qui gioca Andrea Viscomi, capitano, 35enne romano trapiantato da anni in Calabria, alla sua ultima stagione come professionista. Andrea è piegato dagli infortuni, spremuto dalla criminalità, amareggiato dalla vita. Marcello e Andrea si incontrano. Forse qualcosa in loro cambierà. Fa battere i cuori perché gli amici si scelgono e non ci capitano per caso come un familiare, ma in questo caso, come in questa storia, Marcello decide di diventare amico di Andrea. Anche un bambino, una persona più giovane, può indicare a un adulto una seconda possibilità, un'altra via. Come è stato Giuseppe? Aggiungerei uno straordinario Giuseppe Pacenza, perché Giuseppe, io ho avuto la possibilità di stare con lui, di entrare in empatia con lui, di giocare con lui tutto il tempo di preparazione. Con lui il piccolo attore crotonese Giuseppe Pacenza. Com'è stato partecipare ad un film? È stato molto bello, mi sono sentito molto a mio agio anche perché l'attore Fausto Verginelli mi ha aiutato molto. Nelle vacanze estive veniva anche a Crotone a provare, quindi non mi sono mai sentito a disagio. Sogno di un bambino, il futuro di un campione. Tu ti senti più bambino o più campione? Prima mi sentivo più bambino, ora ragazzino. Cosa ti ha insegnato questa esperienza col cinema? Cosa mi ha insegnato? Mi sento un po' più matura da quando l'ho fatto. Il film è prodotto da Giuseppe Gallo. Il film è sostenuto dalla Calabria Film Commission, dal Ministero della Cultura per la produzione e poi dalla mia società che è Verso Features. Quanto è stato, diciamo, avvincente realizzare questo film e parlare di questo tema? Sicuramente della Calabria e di città come Catanzaro si parla pochissimo, sono realtà poco conosciute, quindi questo ha suscitato tanta curiosità. C'è una nota di Quartuccio, città metropolitana, e sicuramente una splendida notizia, scrive Quartuccio, quella relativa all'inserimento del canto lirico italiano come patrimonio immateriale UNESCO. Si tratta di una grande eccellenza di cui il nostro paese è sempre andato fiero e può continuare a farlo grazie a questo riconoscimento internazionale. L'Italia è la patria del bel canto, inteso quello lirico, che ha sempre caratterizzato la musica mondiale, grazie soprattutto ad interpreti maschili e femminili di assoluto rilievo ed autori musicali che ancora oggi caratterizzano le stagioni liriche di tutti i teatri del mondo. Anche la città metropolitana di Reggio Calabria entra in questa gloriosa pagina di cultura musicale con il sempre ammirato Francesco Scilea, ultimo erede della grande tradizione del melodramma italiano sulla scia di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Michele Affidato realizza i premi per i vincitori di Aria Sanremo. Inizia quindi l'impegno artistico del maestro orafo calabrese in vista del prossimo Festival della Canzone Italiana. Si è conclusa lo scorso weekend la fase finale di Aria Sanremo 2023, che dal 1997 rappresenta il primo importante appuntamento che prevede il Festival della Canzone Italiana 2024. Il contest permetterà a quattro artisti emergenti di poter partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda in diretta su Rai 1 il prossimo 19 dicembre. Sono state giornate intense e quasi 800 partecipanti di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Da questi sono stati scelti 46 artisti che nella giornata di sabato 25 novembre si sono sottoposti alle audizioni del Palafiori di Sanremo davanti al direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, Amadeus. Successivamente, tra i 20 finalisti di Aria Sanremo, sono stati selezionati 4 artisti che parteciperanno alla serata finale del Festival Sanremo Giovani. Si tratta di Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. Tutti i finalisti sono stati premiati con un'opera realizzata dal maestro orafo calabrese Michele Affidato. Ancora una volta, dunque, Affidato lega il suo nome e quello, ovviamente,
della sua azienda al Festival della Canzone Italiana e nello specifico anche ad Area Sanremo, da sempre serbatoio di giovani talenti. Il premio realizzato per questa edizione consiste in un bassorilievo raffigurante il logo di Area Sanremo con angolari in argento. Oltre a dar forma ai premi per questa edizione 2023 del contest musicale, Michele Affidato ha avuto anche modo, durante le audizioni, di incontrare e salutare Amadeus, come si vede da queste immagini, per il quale negli anni passati realizzò e consegnò una sua creazione raffigurante la chiave di Casa Sanremo. Il maestro orafo nell'ambito della kermesse musicale da anni è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la creazione dei premi speciali legati sia al festival che ai suoi eventi collaterali. Con le creazioni del maestro, nelle passate edizioni, sono stati premiati grandi artisti, giornalisti, autori e maestranze che hanno contrassegnato i momenti più salienti della storia della famosa manifestazione canora nazionale. Premi dedicati anche agli artisti immortali del panorama musicale italiano come Mia Martini e Lucio Dalla, destinati a restare negli annali della musica italiana. Nelle prossime settimane verrà inoltre svelato un nuovo premio, sempre commissionato al maestro Michele Affidato, in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 6 febbraio. Area Sanremo è un concorso importante, è un concorso che dà la possibilità a tanti giovani di potersi esprimere attraverso la musica, un concorso che da circa 13 anni realizza i premi, e questo non può che farmi piacere, intanto sia sotto un profilo artistico ma anche sotto un profilo di poter dare considerazione a quelli che sono i messaggi che questi giovani portano su questo palcoscenico, e devo dire che veramente la qualità della musica è veramente alta. Io mi onoro di tutto questo perché da tanti anni realizzo i premi speciali del festival, ma anche dei premi che vanno a tenere vivo il ricordo di alcuni dei grandi della musica italiana. Realizzo il premio della critica Mia Martini, il premio della sala stampa Lucio Dalla, ma anche i premi numero uno Città di Sanremo, che quest'anno arriva alla 12ª edizione e premia tutti coloro che hanno fatto conoscere il Festival della Canzone Italiana del Mondo, ma anche il premio Dietro le Quinte. Io vengo a Sanremo dal 2006, inizio questo mio cammino insieme a un grande della musica, un grande calabrese, Mino Reitano, che mi invitò a Sanremo per degli eventi. Da lì nasce questo mio rapporto col Festival. Nel 2010 conosco Mauro Mazza, allora direttore di Rai 1, e da allora divento l'orafo ufficiale dei premi speciali. Ovvio che dietro a tutto questo c'è tanto lavoro, perché poi quando realizzi un'opera ti devi confrontare su quello che può essere l'espressione dell'opera, un'opera che poi possa piacere ovviamente anche al pubblico finale. Devo dire che in questi anni abbiamo fatto tante opere che sono state molto apprezzate, e questo non può che gratificare il mio lavoro, il lavoro dei miei collaboratori. Il maestro Affidato è un amico, oltre che il maestro, è una persona di una disponibilità cui bisogna rendere merito, è l'orafo del festival, sì, possiamo dire tranquillamente questo, anche se è riduttivo, perché so che nella sua capacità lavorativa il festival è solamente una delle perle che sono incastonate nel diadema di tutto quello che fa il nostro amico Michele. Passano 20 e tu ci sei, Nausicaa, contentissimo, hai superato la parte più importante di Area Sanremo. Diventa, forse non è più un gioco, diventa una cosa seria? Penso che sì, diventi una cosa seria, perché io sicuramente ce l'ho messa tutta, ho provato a portare il mio mondo e condividere il mio mondo insieme a tutte le persone che mi hanno ascoltato, e spero che sia arrivata l'emozione che provavo anch'io, perché penso di avere proprio qualcosa da dire e da condividere. L'unico modo in cui riesco è attraverso la musica e la mia arpa. Simone Paolini. Vincenzo D'Adangelo. Elena Barbati. Marcello Paolini. Marco Capobianco. Siamo veramente emozionati, ci siamo impegnati tantissimo per questo concorso. Tra l'altro abbiamo saputo che c'erano tantissimi partecipanti e infatti anche per questo, diciamo, è stato ancora più bello ricevere questo premio e avere l'opportunità di concorrere per accedere alla finale di Sanremo Giovani. Oggi in Immacolata siamo già in pieno clima natalizio, parliamo di presepi. San Giorgio Morgeto, pronti per il presepe dei bambini. Anche i bambini protagonisti in questo presepe vivente qui a San Giorgio Morgeto, ecco, un evento così... E diventa una cosa importantissima la presenza dei bambini nel presepe, anche perché il presepe è simbolo di innocenza, di umiltà. E chi meglio dei bambini possono interpretare questo ruolo così importante in questo segno, come dice il Papa, mirabile.
quindi ecco, è fondamentale perché ci fanno rivivere con la loro presenza quella semplicità della notte di Betlemme. Ecco, la Chiesa vicino alla Prologo a queste iniziative. Sì, la Chiesa è sempre vicina alle iniziative belle che promuovono il bene sociale e quindi e poi il presepe vivente riguarda l'aspetto pure religioso, quindi è importante la presenza anche della Chiesa in questo evento. Ecco, oggi la presenza tua qui al 24esima edizione del presepe per vivente per dei bambini, ecco la tua testimonianza oggi qui a San Giorgetto. Sì, un'iniziativa meravigliosa, sono veramente stata colpita da questa iniziativa, da questo mondo che non sapevo esistesse. È meraviglioso vedere dei bambini portare delle resti anche di persone più grandi, no? Che rappresentano in questo presepe, ma poi soprattutto l'amore per Dio, la speranza, la voglia di essere buoni tutti i giorni, no? E di sapere che dovrebbe essere Natale sempre. Io mi sento di essere una donna fortunata proprio perché ho Dio accanto a me tutti i giorni dell'anno. La 24esima edizione, appunto, la peculiarità importante di questa iniziativa è perché gli attori principali di questa manifestazione sono appunto i bambini. I bambini che partono dalla scuola materna alla scuola media. Qualche allattante c'è pure che si presta a fare, c'è sul bambino, e quindi una delle peculiarità. L'altra peculiarità è che si fa all'interno del borgo, nei catoi, nei cosiddetti catoi, questi depositi che sono tenuti bene, rivisitati con i vecchi mestieri, con tutte le attrezzature, quindi voi non vedrete altro che un museo itinerante, perché ci sono attrezzi che partono anche dal Settecento, sono ben custoditi, gelosamente conservati dalla Prologo, quindi questa peculiarità. E perché non si sceglie mai lo stesso itinerario? Quindi di anno in anno la Prologo fa sì che tutto il borgo San Giorgese venga visitato, venga conosciuto. Che dire, quest'anno ci sono bellissime novità, perché avrà un tema particolare, più tardi lo diremo poi nella conferenza stampa, e sarà dedicato anche perché è la 24esima edizione, quindi il paese l'abbiamo fatto visitare tutto, il paese già si conosce, gli attrezzi dei vecchi mestieri si conoscono, e quindi dovevamo lanciare un'idea particolare, una bella novità. Quindi venite a San Giorgio il 26 dicembre. Unica data? No, 26 dicembre dalle ore 16 alle 19.30 e il 1 gennaio, stesso orario, dalle 16 alle 19.30. Venite a San Giorgio Morgetto, ci saranno belle novità. Ed eccoci all'agenda, amici del Presepe, Comune di Roccella Ionica, presentano il film elettromeccanico Presepe, animato con effetti audiovisivi presso il Convento dei Minimi Roccella Ionica, dalle 17 di oggi in poi, quindi c'è questo Presepe. Poi un libro di Domenico Latino, la presentazione del volume Volevo essere la Barbie. Appuntamento per il 9 di dicembre, 10.30, Sala Federica Monteleone. Poi andiamo a Luci alla strada, tre secoli di ininterrotta tradizione legata ai canti, ai personaggi, ai racconti intorno alle festività di Natale. Appuntamento sabato 9 dicembre, domani 18.30, per questo concerto nella chiesa di San Nicola di Bari ad Antonimina. Poi Siderno, in occasione della manifestazione Blues Bar e Christmas, 9 dicembre, domani Rione Sbarre, dalle 18.30 in poi, a cura degli esperti del planetario Pitagoras di Reggio Calabria, sarà possibile osservare Saturno e Giove. Mercatini di Natale, Hauser senza barriere, ardore, presenta la terza edizione dei Mercatini di Natale per bambini e famiglie, 9-10 dicembre, ad Ardore Marina, Piazza della Concordia. Ed ora il tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigine. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati.
stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo, buona festa ancora dell'Immacolata. Catanzaro, nuovi particolari dell'inchiesta sul cosiddetto clan degli zingari, volevano far tacere i pentiti. Zitti o succede il finimondo? A Gioia Tauro, riunione informativa per promuovere la costituzione dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Gioia Tauro SRL, in sostituzione della Gioia Tauro Port Agency. Il terremoto dentro Forza Italia, Mangialavori lascia il coordinamento regionale. Toccherà Cannizzaro? Da Vibo, muro a difesa del deputato. Tajani preannuncia la nuova nomina. Ad Anoia negli ultimi tempi si sono registrati furti nelle abitazioni. Abbiamo ascoltato il primo cittadino. Stilo celebra la Madonna Immacolata, monchia delle tradizioni della vigilia, a causa del decreto del vescovo di Locri Gerace. All'Istituto di Istruzione Superiore Marconi di Siderno, un progetto dal titolo Laboratori Green, Sostenibili e Innovativi per le scuole del secondo ciclo,